Forza Roma! E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui, tornati sul canale della Roma, perché oggi voglio mostrarvi tutti i miei gadget, le mie fissazioni. Siamo qui tornati, fatemi sapere cosa volete vedere sul canale della Roma, sfide, vlog o altro. E spolliciate 10.000 mi piace, prossimo episodio e vi porto una sorpresa, quindi dai. Come vedete, ho addosso la maglietta dell'anno scorso della Roma. Eccola qua, guarda, guarda, Dexter modello. Tac. Ma non si fanno così i video outfit. Come si fanno i video outfit? Questo è un video haul, giusto? Come che video è? Outfit haul, tutto. Violetta l'esperta dice che questo è un video haul. Oltre alla mia maglietta della Roma, che avete visto e conoscete, ho anche la maglietta per andare allo stadio. Questa è la mia maglietta fortunata per andare allo stadio. Praticamente quando vado a vedere la Roma metto solo questa maglietta qua. Ce ne sono anche altre di magliette. Se pieno di magliette della Roma. Allora, poi ovviamente tutti voi sapete la maglietta magica che dovrò incorniciare. Sto ancora cercando la cornice da un mesetto, che è la maglietta autografata dal capitano, da Francesco. Sacra. È sacra sta maglietta. Infatti la vado a riporre. Le magliette non sono finite, perché ho anche quella nuova di quest'anno che è fighissima a parer mio. Ancora più bella di quella dello scorso. E mi piacciono molto i colori e tutto, come si dice? Mi piacciono molti colori, come fanno le fashion blogger? Dì che colori sono. Sono i colori oro e porpora. A me sembra più arancione e bordeaux comunque. E però questa qua ha un nome, è del grandissimo, immenso, Dzeko. Mi vorrei anche tanto far autografare. Pure questa. Continuiamo, abbiamo anche Bombo Romanista. Eccolo qua. Poverino, non c'era proprio il cappottino della Roma. Con la polo, come no? No, ah, dovete sapere una cosa grave. Grave, non esageriamo, una cosa divertente. Appena abbiamo preso il bombo, mio padre è andato al negozio di animali per comprare cappottini, giocattoli, eccetera. E mio padre è romanista come me. Soltanto che non so perché è tornato e ha comprato il cappottino bianco-azzurro, la palla bianca-azzurra, e ho fatto: papà, abbiamo un problema. Dai, l'ultima maglietta. L'ultima maglietta me l'ha regalato un fan, che è sempre una maglietta di Totti. E grazie amico mio. Queste sono soltanto le il wear si dice in inglese, il clothes, l'abbigliamento. No, di abbigliamento mancano le due sciarpe, i cappelli, quelli invernali. Ma siccome fa ancora caldo, anche se siamo a novembre, stanno dentro l'armadio ed è un casino. Però vi dicevo che sono fissato a tal punto che ho addirittura il portachiavi con la maglietta della Roma. Senza parlare della cover, questa l'avete vista, beh, la conoscete perché vedete sempre i video con questi. Tra l'altro questa è la cover nuova. Poi abbiamo il boccalozzo di birra. Questo è un regalo di un fan, di una fan. Grazie mille. Non bevo, però è bello il bicchiere. È di classe, infatti lo tengo sempre qua dietro. Da esposizione. L'avrete sicuramente già visto. E questo l'avrete visto sicuramente, se mi avete incontrato alle fiere o altro, perché lo utilizzo quando esco per fare video fuori esterni. Ci metto il cavalletto, la macchina fotografica e tutto. E mutande. Ci metto pure quelle. Ah, a proposito di mutande, non erano finite le cose d'abbigliamento della Roma. Perché io ho letteralmente le mutande della Roma. E queste me le metto anche quando gioca la Roma, ovviamente sempre. Sono fissato. Nel frattempo Violetta mi ha trovato anche il cappello collo. Cappello collo, un cappello un po' che tiene un po' strano. Guarda, questo cappello ce l'aveva De Rossi, eh. Dico solo questo. Ma non si mette così, dai. De Rossi lo porta così? Io lo porto così! Va bene? E ora faccio anche il video così. È spuntato un lupetto, che mi hanno regalato anche questi fan, grazie mille. E poi le due cose più strane. Perché io ho a casa mia l'astuccio di mia nipote, che non so perché ma ce l'ho io. Ed eccolo qua, c'è l'astuccio di mia nipote. Tra l'altro non... c'è pure la roba dentro. Comunque sta qua e io glielo frego, nel senso. Se l'è dimenticato, ma ora è diventato mio. E poi ragazzi, come ultima cosa, Violetta ha comprato una cosa molto particolare che vi farò vedere adesso. Questa è la moca della Roma. E guardate cosa succede quando bolle. Ecco qua. La moca che quando bolle il caffè, c'è l'inno della Roma. Il caffè è pronto quando vi allino. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, abbia soddisfatto le vostre curiosità. Spolliciate per un prossimo episodio, un prossimo tour. Scrivetemi qua sotto voi cosa avete, i vostri gadget, i vostri portafortuna personali, qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente. Forza Roma sempre. Dimenticavo anche la felpa col cappuccio, cazzarola. Vedi, me l'ero scordata questa. Guarda, fai le tasche pure. Ricominciamo il video. No.